Io faccio parte del gruppo della professoressa Livia Visai del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Pavia e sono anche tra i ricercatori sostenuti ogni anno dalle borse di ricerca della Fondazione Umberto Veronesi, che ha veramente dato un forte ringrazio veramente perché ha creduto nel nostro progetto e mi permette oggi di poter continuare a far parte del gruppo della professoressa Livia Visai e continuare su una linea di ricerca che quella della nanomedicina verso come strategia vincente contro il tumore al seno, e, che appunto siamo, che ha avuto lo spinto, la spinta diciamo vitale grazie proprio a questa campagna di crowdfunding del 2015. Il cancro al seno è il tumore invasivo più comune nelle donne di tutto il mondo. Tutte le donne sono a rischio, indipendentemente dalle loro abitudini e attività lavorative. Come possiamo combattere il tumore al seno? Abbiamo sviluppato nanosfere d'oro intelligenti rivestite con un biopolimero e coniugate con un agente chemioterapico. L'idea di base è di iniettare queste nanosfere direttamente in situ nel tumore, per ridurre e uccidere le cellule tumorali in modo intelligente, contrastando i devastanti effetti collaterali. Con una donazione, anche tu puoi contribuire ad aiutare tutte le donne. Questo era un piccolo video che abbiamo lanciato all'inizio della campagna di crowdfunding per raccontare in realtà la nostra idea. L'idea appunto è quella di utilizzare delle piccole nanosfere, quindi dimensioni piccolissime, e renderle intelligenti, cioè di selettive, specifiche contro la cellula tumorale. È un piccolo video che abbiamo girato, in realtà poi lo sforzo è stato veramente enorme perché il ricercatore in genere non è abituato a comunicare con la popolazione e a raccontare, quindi devo dire è stata un'esperienza veramente molto formativa. Ha, devo dire, colorato il nostro laboratorio, ha dato un'energia diversa al laboratorio e soprattutto il fatto di essere riusciti ad entrare nel cuore delle persone, soprattutto nei pazienti, nelle persone affette da questa terribile malattia, ha permesso anche a noi di superare talvolta delle frustrazioni che abbiamo in laboratorio, soprattutto per la componente giovane, l'idea spesso di voler abbandonare. In realtà pensare che questo lavoro è importante per tantissime persone, cioè mi permette personalmente di poter continuare a credere nel lavoro che faccio. La nostra campagna di crowdfunding quindi ha previsto, abbiamo realizzato tutta una serie di iniziative, delle brochure, abbiamo lanciato anche una campagna di social, We Are Fighters, e questo veramente sì, è una campagna che ha fatto il giro della rete, abbiamo sfruttato tantissimo. Ah, ecco, si riesce a vedere in realtà. Qui ho fatto un collage di tutti gli eventi che abbiamo fatto durante la nostra campagna, quindi vi dicevo la parte social, questo era il sito dedicato al progetto, dei gazebi in piazza, degli eventi anche in Calabria, perché io sono calabrese, quindi ho deciso di portare questa esperienza anche oltre la regione Lombardia. Abbiamo promosso la nostra causa qui in tutta la provincia ma anche fuori. Abbiamo girato un video, anche questo video devo dire è stato molto apprezzato. Siamo riusciti ad entrare in contatto con tantissime associazioni organizzando concerti e tanti veramente eventi, presentazioni anche con associazioni, eventi in piazza, concerti, spettacoli teatrali, insomma 2 mesi intensi che ci hanno riscoperto anche, ci hanno aiutato a capire che in realtà il ricercatore può comunicare in maniera semplice e corretta e far conoscere anche i propri risultati alle persone che aiutano a portare avanti questo progetto. Vi dicevo, la parte social è stata fondamentale. Facebook, aver aperto una pagina su Facebook con il titolo del progetto Tumore al seno, sconfiggerlo con nanosfere d'oro intelligente è stato fondamentale. Oggi abbiamo tantissime persone che ci seguono, utilizziamo moltissimo questa pagina, continuamente aggiornata con i nostri eventi, sia i risultati
eventi non solo sociali, ma anche tutto ciò che facciamo da un punto di vista scientifico, ecco, quindi la partecipazione a congressi e altri tipi di eventi associati appunto alla ricerca.